Hello, my friends. Hello, my dear scouts and guides. Vi saluto. In questo momento mi trovo a Guwahati in una bellissima celebrazione di questi 100 anni della presenza del carisma di Don Bosco nel nord-est dell'India. Mi danno l'opportunità di salutarvi e facendo memoria e riconoscendo la bellezza e tutto il servizio che a voi giovani, ragazzi e ragazze, fa tutto il movimento SCAU. E sono contento di sapere che in tutte le presenze o in tante delle nostre presenze salesiane c'è questa parte del movimento giovanile che vi aiuta a crescere, come ha voluto già dall'inizio il fondatore dell'escultismo, a crescere di un modo pieno nella vita. Contento di immaginarvi, carissimi giovani, ragazzi e ragazze, sentendovi sempre pronti per il servizio, sempre pronti con i grandi valori della fede in Dio attraverso la religione di ciascuno, sempre pronti per servire agli altri, è punto essenziale anche del carisma salesiano, perché è un punto essenziale del Vangelo, servire agli altri e nella società, e come ho detto, a partire dalla vostra fede, sempre pronti per prendere cura del creato, per prendere cura della natura, un grande dono prezioso che abbiamo, e sempre pronti per servire alla patria, per aiutare a crescere la propria nazione, per fare, nel vostro caso, della India sempre una nazione bella, una nazione più grande, più significativa, dove ci siano rapporti umani di grande qualità, con tanto aiuto a chi avrà più bisogno. Per questo, carissimi giovani, carissimi Scouts and Guides, grande festa per voi, e unisco il mio cuore a voi che siete giovani, e perché siete giovani vi trovate nel cuore di tutti noi membri del carisma di Don Bosco. Tanti auguri, e soprattutto che il movimento SCAU vi aiuti a crescere e vi faccia più felici. Grazie per tutto, prego per voi, che Dio vi benedica. Ciao.